riceviamo i telefoni, se li dobbiamo tenere accesi per qualsiasi necessità urgente, almeno mettiamo in modalità silenziosa, facciamo silenzio. I ragazzi sanno bene cosa devono fare. Ricordo ai padrini e alle madrine, quando verranno chiamati dalle catechiste per il momento della cresima, di mettere in colonna nella navata centrale. Il vescovo sarà sul primo gradino del presbiterio. Come ho spiegato bene ai ragazzi l'altro giorno, voi vi metterete il padrino e Anna e la madrina si metteranno alla sinistra del ragazzo, mettendo la loro mano destra sulla spalla destra del cresimando, della cresimanda. Quando sarete in processione, manterrete sempre la distanza di sicurezza rispetto a chi è davanti a voi, tenendo sempre comunque la mascherina. Quando sarete davanti al vescovo, il padrino o la madrina dovranno dire il nome o i nomi di battesimo del cresimando, della cresimanda, ad alta voce, in modo che il vescovo possa sentire. Finito il rito di crismazione, i ragazzi sanno che devono tornare al posto, voi seguite il ragazzo. Durante il rito tenete sempre la mano destra, la vostra mano destra, sulla spalla destra del ragazzo o della ragazza. Bisogna dire i nomi o il nome di battesimo, non il cognome. Un'ultima indicazione per la comunione: chi desidera e può ricevere l'Eucaristia al momento della comunione, sempre in processione al centro, formando due file, mantenendo la distanza di sicurezza, sempre mantenendo su la mascherina. Si arriverà davanti al ministro dell'Eucaristia con le mani aperte, si riceverà l'Eucaristia sulla mano. Quando l'avremo sulla mano ci sposteremo a destra o a sinistra in base a dove siamo seduti. Abbasseremo leggermente la mascherina, metteremo la particola in bocca, rimetteremo la mascherina e torneremo al nostro posto. Vogliamo affidare a Maria Santissima i padrini, le madrine, i genitori, perché continuino e siano ad oggi ancora di più un esempio per questi nostri ragazzi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Buona generazione.
farci muovere da te. Fratelli e sorelle carissimi, nella gioia di questo giorno di festa siamo chiamati a disporci all'incontro con il Signore, liberando il nostro cuore da ogni attaccamento al male e al peccato. Lo Spirito Santo, che mediante il sacramento della confermazione ricorderà nell'abbondanza dei suoi doni nostri cresimanti, rinnovi in ciascuno di noi il desiderio di ascoltare la parola del Signore e di accostarci all'Eucaristia riconciliati con Dio e con i fratelli. Tu che prima di salire sulla croce hai pregato il Padre perché ci inviasse lo Spirito Santo, Kyrie eleison. Tu che insieme con il Padre ci fai il dono dello Spirito che santifica, Kyrie eleison. Tu che sostieni il cammino della tua Chiesa con la forza dello Spirito Paraclito, Kyrie eleison. E Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, i discepoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la gioia e la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio.
Papa e dubbi dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete, infatti, che quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro, la varietà delle lingue. A un altro, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco, e il mondo non vi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Parola del Signore. Amen. Ora verranno chiamati a
sempre quello che studiamo, il settore dello Spirito Santo. Quello è come in dire, desidero che tu mi faccia dono del tuo Spirito perché possa affrontare la vita in maniera adeguata. Germana Giuseppe, Zardoni Claudio, Zappa Umberto, Vanni Eleonora, Trombettoni Giada, Tremolata Carlotta Maria, Stelluti Edoardo, Roma Rachele Sofia, Rocca Gaia, Riva Andrea, Redarelli Giulia, Pozzoni Allegra, Penati Federico, Meroni Tommaso, Mazzetti Arianna, Marucci Mattia, Mani Emanuele, Fabri Lorenzo.
uno che ci aggiunge nei momenti tristi di difficoltà, con la consolazione della fede, della presenza del Signore. E Gesù dice, per tre volte nell'ultima cena parla dello Spirito Santo, la prima volta l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, se non vado al Padre non posso inviarvi lo Spirito Paraclito che rimanga con voi per sempre. Questa è la prima idea che dobbiamo, il primo messaggio che dobbiamo cogliere. Lo Spirito Santo non ci è dato solo in questa celebrazione, ci è dato perché rimanga con noi per sempre. Noi che abbiamo ricevuto il battesimo, riceviamo adesso la confermazione, dobbiamo essere convinti di questo. Siamo davvero dei figli di Dio e con lo Spirito Dio ci accompagna per tutta la vita. Una presenza che dobbiamo cogliere, che dobbiamo vivere. Noi lo sappiamo bene, che se non pensiamo mai a una persona, non la sentiamo importante per la nostra vita, la dimentichiamo e viviamo come se non esistesse questa persona. Quando invece noi sentiamo che una persona è profondamente legata alla nostra vita, ci vuole bene, è preoccupata per noi e noi corrispondiamo a questa presenza, la chiamiamo, l'ascoltiamo, la seguiamo, diventa una presenza importante, significativa, che cambia la vita. Ecco il primo messaggio. E questa presenza si vive
testimone. È una parola che molto legata al sacramento della confermazione. Lo Spirito Santo ci rende testimoni. Cioè, con la nostra vita dobbiamo rendere presente in qualche modo, con la nostra vita, rendere presente il Signore Gesù, il suo Vangelo, la sua vita. Ecco perché riceviamo i doni dello Spirito Santo, per essere suoi testimoni, perché il Signore continui ad essere presente nella vita del mondo come una realtà bella, positiva, che salva, che semina fraternità, che semina amore.
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. In Cristo Gesù. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Parato, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di
Spirito Santo, proteggi e sostieni con il tuo amore il Papa Francesco, il nostro arcivescovo Mario e Monsignor Gaetano Bellini, che oggi è presente come ministro della Santa Cresima a noi donato. Ti preghiamo. Spirito Santo, infondi tutto il mondo la forza della fede di credere in Gesù. Dia verità e vita per un futuro di pace e di amore. Ti preghiamo. Vieni, Spirito d'amore. Spirito Santo, ti ringraziamo per i sacerdoti e i catechisti della nostra comunità. Ci hanno preparato a ricevere di oggi le nostre giorno di Pentecoste, ti preghiamo. Spirito Santo, aiuta le nostre famiglie ad essere luoghi di preghiera e a partecipare a tutte le domeniche alla Santa Messa, ti preghiamo. Spirito Santo, in questo giorno desideriamo ricordare nella preghiera tutti i nostri cari parenti morti che ci hanno aiutato a crescere. Ti preghiamo. Vieni, Spirito Santo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste, fa che i popoli dispersi si raccolgano e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
veramente pensate che sia un fatto forte e di crediamo, santifica queste donne con la mirada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo mi rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetelo tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo il volto del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella Chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai preso bene di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordo che Padre della tua Chiesa, diffuso su tutta la terra, rendi la perfetta nell'amore il nostro Papa, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo Celebrante e Vitale, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza.
care famiglie e cari ragazzi, abbiamo preferito rivolgervi un augurio a voce dopo aver ricevuto lo Spirito Santo oggi nel giorno di Pentecoste. Con la cresima si completa un importante cammino di fede, quello dell'iniziazione cristiana, ma non è una conclusione, una fine, è una ripartenza per i prossimi 3 anni con un nuovo percorso di fede, di vita di gruppo e di amicizia alla guida del nostro caro Don Andrea. Noi catechiste desideriamo che voi accogliete con gioia l'invito di Gesù. Fate questo in memoria di me, cioè la partecipazione alla messa. Ecco un augurio finale. Desideriamo che nessuno di voi si perda. Nulla di tutto quello che avete vissuto e ascoltato in questi anni vada perduto. Con la presenza dello Spirito Santo nulla è impossibile. Auguri. Alla tua misericordia noi ricorriamo con fiducia, Santa Madre di Dio e Madre della Chiesa. Tu chiedi a noi corsi, libero e deciso, guidata la voce interiore dello Spirito Santo. Tu vieni vestita con pienezza d'animo, hai concepito il tuo Figlio Gesù, e lo hai della fede e vi conduca alla gioia del suo regno.
su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Grazie.